Contratto 2022-2024. Si passi dalle parole ai fatti. Rispondiamo ad ogni chiamata, chiediamo rispetto. FSP Polizia chiede lo scorrimento nei concorsi per vice ispettori ed è doveroso fare chiarezza. Assalti armati, assalti di attivisti, assalti social. I poliziotti eroi come Carlo, invece, salvano vite. Bentrovati a FSP TG News. Ripartiamo dal contratto di lavoro del triennio 2022-2024. L'ultima riunione che si è svolta a Palazzo Vidoni è stata definita dal nostro segretario generale Walter Mazzetti un vero e proprio buco nell'acqua. Troppo esigue le risorse per le ore di straordinario e soprattutto stornate da quell'importo del contratto che deve essere destinato esclusivamente al recupero dell'inflazione degli ultimi 3 anni, se non in maniera totale, almeno in maniera parziale. E invece i poliziotti si troverebbero così a pagarsi le ore di straordinario che vengono retribuite, tra l'altro, pur essendo obbligatorie quasi 2 anni dopo averle effettuate, da soli, pagandosi con l'importo del rinnovo contrattuale le ore di straordinario che vedono un incremento di 35 centesimi. Sappiamo che un'ora straordinaria di un poliziotto è poco, se non addirittura inferiore, a quella di una collaboratrice domestica. Con tutto il rispetto per ogni categoria, questo ha sorpreso perfino la Premier Meloni durante uno degli incontri che abbiamo effettuato e a cui abbiamo spiegato qual è la reale situazione degli operatori di polizia. Sono molte le criticità e quindi noi chiediamo a gran voce che si passi dalle parole ai fatti. E i fatti significa risorse aumentate per le ore di straordinario e soprattutto l'apertura del tavolo della previdenza complementare. Abbiamo chiaramente discusso anche dell'esigenza di ripianare quell'organico da 8.000 ispettori che invece continua a pesare in maniera insostenibile negli uffici della Polizia di Stato, ma di questo parleremo anche più avanti durante questo TG. Cresce la federazione FSP, entra anche il COSAP. Il segretario generale del COSAP e il segretario generale dell'FSP Walter Mazzetti hanno stabilito un patto affiliativo riconoscendosi in comuni valori di rappresentanza del personale, di lotta per i diritti e per la tutela dello stesso. È una famiglia sindacale che si allarga, quindi è sempre un'ottima notizia, soprattutto per la federazione FSP che ha visto in questi anni continuamente crescere il proprio progetto attorno a dei valori essenziali e fondanti per tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato e non solo. Non solo la riconosciuta leadership di Walter Mazzetti all'interno della Federazione Sindacale di Polizia ha portato serietà e continuità a un progetto che continua ad espandersi, ma soprattutto le lotte per i diritti e la tutela del personale sul territorio, grazie alle nostre strutture territoriali, continuano a portare nuovi iscritti alla Federazione Sindacale di Polizia, che non si nutre di tessere ma si nutre di valori, e quindi un benvenuto particolare a Scalzo e a tutte le strutture provinciali della COSAP che sono presenti in Italia. Situazione dei concorsi per vice ispettori. Cerchiamo subito di fare informazione. Ovviamente le desiderata di tantissimi colleghi sono quelli che sono al centro dell'azione sindacale, ma bisogna sapere da dove stiamo partendo. Partiamo da un secondo e mezzo correttivo del riordino che stabilisce a priori un numero per i vice ispettori. Gli scorrimenti della graduatoria dei concorsi precedenti sono stati effettuati andando a consumare questo numero che è di 7.000. I posti messi a concorso con questi due bandi, quello interno a titoli e quello interno per titoli ed esami, vanno a esaurire questo secondo correttivo. Per questo si continua a dire che serve una norma e un finanziamento per poter aderire alle richieste giustamente e supportate da FSP Polizia di Stato con una nota che trovate anche sul nostro sito internet, che dia respiro a un ruolo che è asfissiato dai pensionamenti e soprattutto da una carenza organica che è ormai evidente dinanzi agli occhi di tutti. Ma continuiamo a fare informazione e un po' di chiarezza. FSP Polizia di Stato ha sempre detto che quel riordino, quel correttivo avrebbe creato problemi. Altri sindacati invece hanno gioito dinanzi a norme che era evidente che avrebbero creato problemi al ruolo degli ispettori. Soprattutto una fra tutte, quella che equipara il numero dei posti messi a concorso internamente al numero dei posti messi a concorso esternamente. C'è stato un rilievo anche da parte della funzione pubblica di 2 anni fa, proprio che ha portato a un aumento
dei posti messi a bando per il concorso esterno a causa dell'aumento e dello scorrimento del bando messi a concorso per i concorsi interni. Da qui arrivano gli aumenti del passato, ma ribadiamo che serve una norma e noi vogliamo che questa norma venga fatta e che venga finanziata, ma bisogna arrivare a un complessivo riordino che abbiamo già chiesto più volte proprio anche alla politica, che dia respiro e quindi la possibilità di avere nuove posizioni e transizioni attraverso i concorsi interni a titoli a tutti i colleghi che hanno giustamente aspirazioni e diritti che noi tuteliamo. Questa è la situazione ad oggi, quindi chi va raccontando di fantomatiche procedure e soprattutto chi si lamenta oggi di quello che ha approvato ieri dovrebbe invece sindacalmente ma anche umanamente fare mea culpa. Noi continuiamo invece ad agire secondo una linea diretta che porta gli interessi dei colleghi, ma realisticamente porta anche la dipingere la situazione per quello che è oggi. Gli inviti alle disdette sindacali che si leggono nei vari gruppi servono solo a rafforzare l'inutilità di una azione che noi invece portiamo avanti. Le disdette sindacali chiaramente non saranno per l'FSP Polizia di Stato, ma dovrebbero essere per chi invece questi riordini e questa situazione l'ha fatta diventare evidente dinanzi agli occhi di tanti colleghi solo oggi. Con l'estate arriva la richiesta di avere sempre più poliziotti nelle strade per scongiurare le risse che continuano a vedere protagonisti purtroppo sempre gli stessi, per scongiurare rapine eclatanti come lo sfondamento del Cavò a Sassari della Mondialpol, dove la nostra segretaria Tamara Marcelli tra l'altro è intervenuta anche sui media per denunciare la carenza degli organici che sono sempre in prima linea. Abbiamo visto tutte le immagini della macchina dei carabinieri che era intervenuta vicino al luogo della rapina di Sassari, trivellata da proiettili modificati, armi da guerra vere e proprie, commandos che hanno anche assaltato dei portavalori a Brindisi. Quindi la necessità di avere poliziotti ovunque, anche nella fontana di Trevi di Roma, dinanzi alla sede del RAI, dove altri continuano a manifestare, impegnando anche in questo caso le forze di polizia. Noi ci auguriamo ovviamente che il decreto legge 1660 venga approvato prima possibile per tutelare proprio i poliziotti da quelle forme di razzismo contrario che invece continuiamo a vedere alimentate anche sui social network. Ma c'è anche in tutto questo una buona notizia, ed è quanto è accaduto a Milano, dove un poliziotto di 34 anni, Carlo Alvino di Avellino, in forza all'ufficio immigrazione della questura di Milano, si è gettato nelle acque di Naviglio, del Naviglio, per salvare una 18enne che stava annegando. Non ha esitato un attimo, era fuori servizio, aveva appena finito di lavorare, si è buttato nelle acque gelide del Naviglio riuscendo a salvarla. Ne diamo notizia perché le divise di questo paese continuano a fare atti eroici, senza esitare un attimo a mettere a repentaglio la propria vita per dare una speranza agli altri. Personale della Polizia di Stato che sarà inviato in missione in Albania in esecuzione del protocollo di intesa tra i due paesi per il rafforzamento delle misure di controllo dell'immigrazione godrà di vitto ed alloggio a carico del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Si escludono quindi forme di indennizzo forfettario. Per quanto riguarda l'anticipo delle spese di missione, la Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria ha indicato in una circolare che potrà essere corrisposto fino al 50%, salvo esaurimento dei fondi scorta, problematica che abbiamo già riscontrato in diverse province ante le prove scritte del concorso per ispettore, quindi dovranno essere valutate caso per caso le eventuali problematiche che insorgeranno. La prossima riunione del Consiglio per lodevole comportamento è prevista per lunedì 8 luglio alle ore 10. I segretari provinciali e regionali dell'FSP Polizia di Stato sono già in possesso delle proposte premiali. Vi invitiamo quindi a rivolgervi a loro per avere informazioni ed eventuali segnalazioni. Gli esiti, come di consueto, in tempo reale, sempre tramite gli stessi rappresentanti sindacali.
Grazie a tutti voi per l'ascolto, per averci seguito fin qui e grazie per rinnovare la fiducia all'informazione sindacale di FSP Polizia di Stato, che di settimana in settimana continua a crescere nel numero di ascolti e nel numero soprattutto di preferenze che vengono espresse tramite i nostri canali social, dove le segreterie provinciali e regionali diffondono anche questo TG, oltre a tutta l'attività prodotta dall'Ufficio Media e Comunicazione, che ringrazio come sempre. Grazie ancora e quindi l'appuntamento torna puntuale sabato prossimo alle ore 12 per il nuovo FSP TG News. Arrivederci.